Fase di riposo per il mercato delle criptovalute. C'è una piccola particolarità che sta avvenendo nella giornata di oggi. Non riesco a dirvelo nel video di YouTube, ragazzi. Vedrò se riesco a pubblicare qualche grafico nel canale Telegram, ma ne discuteremo approfonditamente di questa particolarità nella Academy con gli utenti premium. Ma non vi preoccupate perché voi sarete comunque aggiornati nei prossimi giorni. Mentre oggi parliamo di un token estremamente particolare che ha avuto un super up negli ultimi mesi ed ha attirato le attenzioni di tutti perché in linea di massima è un token che ha già una sua utilità, che ha già un suo utilizzo e sicuramente può essere considerato come una delle prime applicazioni in maniera diretta, con diretto contatto con il sistema economico, con l'economia reale del mercato cripto ed è il Binance Coin, il BNB, così sembra bed and breakfast. Cosa facciamo oggi? Analizziamo il grafico perché molti di voi me l'hanno chiesto. Vediamo che cosa sta facendo il token di Binance, dell'exchange Binance, e poi vedremo anche quello che è successo nelle giornate scorse, 2 o 3 giorni scorsi, ed il perché questo ribasso è assolutamente normale. Ma prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale. Se ancora non l'avete fatto, guardate anche il mio video di ieri per le analisi del mercato su Bitcoin ed Ethereum. Ethereum sta confermando un ciclo a 3 periodi ed è il motivo anche di questo ribasso di questa giornata un po' più incisivo rispetto a Bitcoin. Ma a parte questi preamboli, andiamo a capire che cos'è il Binance Coin. È un token che viene utilizzato sull'exchange Binance per avere degli sconti particolari relativamente alle fee di trading, quindi ha un suo utilizzo perché in sostanza se si vuole fare trading su Binance utilizzando il Binance Coin si risparmia sulle commissioni, si risparmia sulle fee. Quindi in sostanza è una specie di token discount, lo potremmo chiamare così, che genera questo tipo di vantaggio economico. Ce ne sono anche altri, ci sono anche altri vantaggi relativamente al Binance Coin, potete leggerli sulla pagina dell'exchange. È inutile che io qui vi faccio l'elenco, ragazzi, perché nei video di YouTube dobbiamo un po' dare anche un valore aggiunto, un po' qualcosa di diverso dalla semplice lettura di una pagina. E quindi andiamo a vedere i grafici perché è quello che a me piace più fare per vedere che cosa sta succedendo. Molti di voi hanno comprato il Binance Coin, molti di voi lo hanno comprato purtroppo sui massimi e alcuni invece sono ancora indecisi cosa devono fare o è giusto comprarlo o meno, quando, come, dove, perché. Andiamo sul grafico. Eccoci sul grafico di Binance Coin, del Binance Coin, ragazzi, e questo è il prezzo diretto, insomma, che lo prendiamo da Binance contro il dollaro. Allora, intanto una cosa che volevo farvi vedere, la prolungata situazione dell'RSI che rimane in fortissimo trend, guardate ragazzi, in fortissimo trend rialzista. Guardate qui che cosa fa da gennaio in poi, cioè rimane praticamente sempre sul suo iper comprato, perché in sostanza significa grande forza del mercato. Allora, avete visto già qui che vi ho posizionato una serie di indicazioni per quello che riguarda l'analisi ciclica. Sì, perché l'analisi ciclica, ragazzi, si può fare su tutti i mercati, non è una cosa legata solo al mercato di Bitcoin e Ethereum. Noi lo facciamo lì perché dobbiamo in qualche modo sintetizzare, ragazzi, lo possiamo fare 8.000 video al giorno, magari io non ho il tempo, magari potessi farlo, sono sincero, ma si può fare su tutti i token. In questo caso, quindi, l'abbiamo fatta sul Binance Coin, fatta l'altro giorno proprio per dare un'occhiata. Non abbiamo molti dati su questo token, ragazzi, quindi prendete tutto con le pinze perché quando si hanno pochi dati storici, e nel caso specifico sulla Binance Token abbiamo veramente pochissimi dati. Qui partiamo, ragazzi, dal novembre 2017, quindi in sostanza è una coin che ha poca storicità, perciò tutto quello che noi vediamo dobbiamo prenderlo nella considerazione che questo è un
titolo, uno strumento che si va a formare, quindi il suo passato non ce l'ha, e perciò andare a guardare serie storiche, andare a fare analisi statistica su dati poco robusti come questi, poco significativi, diciamo così, non è molto buono. Però ciò non toglie che possiamo comunque farlo se prendiamo in considerazione questo tipo di considerazioni che vi ho appena fatto. Allora, intanto, ed è una cosa assolutamente facile da vedere, il BNB ha fatto un doppio massimo, ragazzi. Ha fatto doppio massimo a 25 dollari, quello che vedete qui, e poi ha iniziato questa sua fase discendente. Ok? Questo doppio massimo, ragazzi, era impossibile non sentirlo. Quindi, se da 3 giorni, 4 giorni il Binance Coin sta scendendo, e direi che è normale, perché oltre ad aver fatto un balzo astronomico, vediamo se riesco a calcolarvi il range di prezzo, ragazzi, dai minimi di dicembre circa, che sono più o meno qui. Guardate cosa ha fatto fino ai massimi dell'altro giorno, della settimana scorsa, 500% di rialzo, ragazzi. Ok, allora, se un titolo mi fa il 500% di rialzo, queste cose si trovano solo nel mercato cripto ultimamente, ragazzi, allora a quel punto direi che 4 giorni di ribasso nel momento in cui fa un doppio massimo sono assolutamente normali. Il problema è che la configurazione a corna, diciamo che io chiamo così, diciamo, il mercato delle cripto, è abbastanza comune, un po' spaventa, ragazzi, perché molto spesso i token più piccolini hanno fatto esattamente questo, cioè sono andati a toccare i doppi massimi e poi hanno iniziato di nuovo a fare un trend ribassista. Questo però non è valido in tutti i casi, e soprattutto consideriamo il caso anche che Binance Coin è collegato ad un'azienda come Binance che comunque macina utili pesantemente, ragazzi, quindi non è una cosa campata in aria, non è un progetto scritto soltanto sul white paper, è una cosa reale. Andiamo a vedere però dal punto di vista di analisi tecnica questo ribasso. Questo, ragazzi, è un ribasso assolutamente normale. Io vi ho segnato il primo livello di supporto, il primo livello di supporto accettabile dal mercato, che è questo qui, cioè i 20 dollari. Poi ne abbiamo un altro che però è decisamente più in basso, perché qui sotto, ragazzi, quindi attorno ai 17 dollari, anche questo potrebbe essere considerato come un livello di supporto. Quindi questi sono i due livelli di supporto del Binance Coin. C'è dentro al Binance Coin la rottura, quindi il Golden Cross. A proposito, il Golden Cross è venuto oggi su Bitcoin, ma ne parleremo nel prossimo video. È avvenuto qui, ragazzi, vedete, a marzo del 2019, quindi avviene a marzo, il 4 marzo, il Golden Cross. E chi di voi sta seguendo il mio corso di formazione come fare holding nel lungo periodo e farlo bene sui mercati finanziari sa benissimo che qui il sistema che sto indicando sarebbe entrato in buy su questa candela, sulla famosa ingresso sulla forza. Andatevi a vedere il grafico, ho fatto anche gli esempi su Apollo per gli ingressi di questo tipo, e quindi saremmo long in sostanza da qui, ragazzi, dai 13 dollari, con un rialzo e un profitto di diciamo oltre il 70-80%, ok? Andatevi a vedere quel video. Ma da un punto di vista attuale sul Binance Coin, cosa dovete fare e cosa bisognerebbe fare se siete entrati in posizione, al di là del prezzo che avete comprato? Da un punto di vista di analisi tecnica, nulla, ragazzi, perché il mercato è in trend rialzista, non c'è alcuna inversione. Almeno fin tanto che il Binance Coin non vada a rompere questo livello di minimo, questo qui, ragazzi, addirittura, vedete, sta sui 16 dollari. Quindi fino a quando non va giù ai 16 dollari non c'è inversione di trend sul grafico daily. Perciò chi di voi è dentro, ovviamente, insomma, dovrebbe restarci. Il problema qui, ragazzi, è capire se siete entrati male. È il solito problema. Ho fatto anche in questo corso sul fare holding proprio per,
darvi una mano anche in questo. Se siete entrati giusti e in maniera corretta, siete comunque in profitto anche su un'inversione di trend. Ok? Però è chiaro che noi non possiamo prevedere il mercato prima che questo avvenga. Possiamo capire cosa fare nel momento in cui avvengono determinate situazioni. In questo caso, il Binance Coin invertirà il suo trend rialzista solo alla rottura dei 16 euro, 16 dollari, scusate ragazzi, non prima. Va bene? Da un punto di vista di poi supporti abbiamo questo a 19 e anche un supporto prima dei 16 che è qui attorno ai 17,5, 17,6 dollari. Da un punto di vista di analisi ciclica invece guardate un po' i cicli su Binance Coin. Attenzione ragazzi, nella prossima settimana svelerò anche una cosa importantissima da un punto di vista di analisi ciclica perché c'è una sincronizzazione relativamente a questi cicli su tutti i mercati delle cripto e va considerato. Da un punto di vista di ciclo è attesa una chiusura per quanto riguarda il Binance Coin verso il 10 di maggio, quindi metà maggio, insomma, i soliti discorsi ciclici, chi segue il mio canale lo sa come ragiono. E che cosa potrebbe succedere? Beh, potrebbe intanto tentare qualche giornata o di trading range da qui in poi, ragazzi, oppure potrebbe continuare a scendere, a testare questo primo livello di supporto che non ha fatto i 20 dollari. E magari tentare di fare questo movimento, ragazzi, questo movimento che vi sto disegnando qua. Ovviamente sono idee, ragazzi, sono supposizioni, non è detto che faccia così. I mercati potrebbero fare tranquillamente trading range, potrebbe fare una cosa del genere, vedete, un trading range laterale, poi va a chiudere e se ne riva. Ma quello che è importante considerare in questo momento per quanto riguarda questo mercato è che potremmo avere un segnale di nuova ripresa, nuova linfa. Dopo la chiusura di questo ciclo, che dovrebbe avvenire entro la prima decade di maggio, sapete bene che i cicli sono fortemente devianti dalla loro media, quindi è possibile che lo anticipa, anche perché se il mercato è molto forte avrà la voglia magari di ritornare a salire, quindi potrebbe magari spostare la chiusura, farlo un po' prima, ma quello che è importante è fare questo. Tenete d'occhio questa fase ribassista. E non uscite intanto se siete long perché non è uscito il mercato, non è invertito il mercato. Ovviamente io non do consigli finanziari, vi dico quello che faccio io, ragazzi, con le mie coin. Quindi questo è quello che farò io. Non si può vincere sempre sul mercato, ricordatelo, ma bisogna ragionare e qui non c'è nessuna inversione di trend, ok? Ragazzi, assolutamente. Quindi non farò un'uscita su questo token, però prenderò in considerazione la possibilità alla chiusura di questo ciclo, poi vedrò come chiuderà questo ciclo, anche di incrementare le posizioni sul token di Binance, perché da qui in poi potremmo assistere in sostanza a una nuova fase rialzista che potrebbe attaccare questo massimo a 25 dollari. Non credo che il mercato avrà la forza di farlo prima di una scadenza ciclica e bisognerà quindi fare di nuovo i nostri conti, le nostre analisi alla fine del mese, diciamo alla fine di questa scadenza ciclica, quindi verso la decade di maggio. Questo ragazzi per quanto riguarda il Binance Coin, oggi abbiamo fatto questo bellissimo video alternativo sul canale. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, mettetemi un mi piace su questi video e condivideteli su tutti i canali Telegram, gli spazi Facebook dedicati dove può essere utile a tanti investitori che stanno sbattendo la testa su questo token. Noi ci rivediamo nei prossimi giorni con i prossimi video. Io vi ringrazio, Mauro Caimi come sempre. Ciao a tutti.